E bentornati cari amici alla puntata con i top smartphone sotto i 150 euro, quindi arrivano i consigli di Mr. Deals, chiaramente lo ringraziamo, e qua sotto in descrizione troverete, ormai lo sapete, tutti i link per acquistare questi prodotti, ci sarà l'articolo completo e soprattutto ci saranno i vari gruppi Telegram, quindi state ben attenti a tutti i link qua sotto in descrizione. Ovviamente ragazzi è una lista davvero incredibile, ci sono tanti bei telefoni, allora ve le racconto quest'oggi e vi dico i consigli di Mr. Deals e allora faccio subito partire la nostra sigla. Andiamo subito in casa Xiaomi protagonista di questa lista in vari punti. Allora andiamo con Xiaomi Redmi 5A e Xiaomi Redmi Note 5A. I due si differenziano principalmente per il polliciaggio del display. Il No Note, quindi il Redmi 5A, ha un display da 5 pollici, mentre il Note ha 5.5 pollici di diagonale display. Entrambi i display sono in risoluzione HD, quindi non abbiamo il Full HD. 2 GB di RAM per entrambi i dispositivi, 16 GB di storage. Vi dico anche questo, i prezzi disponibili attualmente su Gearbest: 75 euro per il Redmi 5A e mentre 83 euro per il Redmi Note 5A, quindi davvero due best buy se volete regalare questi smartphone a persone che non hanno bisogno di un telefono con l'ultimo processore. Stiamo parlando di uno Snapdragon 425 per entrambi i dispositivi. Il grande Mr. Deals non può non mettere in una classifica i suoi dispositivi preferiti, ovviamente dispositivi che tendono ad avere delle cornici molto molto ridotte. Sto chiaramente ragazzi scherzando, allora andiamo in casa Coolpad Cool 1, 87 euro, Lightning in the Box, Snapdragon 652 332 per quanto riguarda RAM e storage, 4060 mAh alla batteria, fingerprint posteriore, il prezzo abbiamo detto 87 euro. La controparte mi ha segnato anche le 3 di Leeco, 99 euro se volete la marca sua preferita, proprio se siete dei fan di Mr. Deals dovete per forza andare su Leeco. Mentre abbiamo anche l'Eco, S3 con 92,50 euro, 4,64 per avere sempre fingerprint nella parte posteriore, tre dispositivi che si assomigliano tantissimo e ecco perché ve li abbiamo uniti in un'unica singola parte del video. Ritorno veloce in casa Xiaomi per una breve parentesi, allora Redmi 5 versione 2,16 e versione 3,32 rispettivamente costano 112 e 129 euro. Questi secondo me vanno consigliati a chi vuol provare magari un display 18 noni, rendersi conto della qualità e soprattutto del nuovo form factor del pannello e quindi non vuole spendere una cifra esagerata ma vuole prima di tutto abituarsi magari a questo tipo di pannello. Ecco perché Redmi 5 a questo prezzo è davvero imbattibile. Adesso ci orientiamo su Redmi Note 4, altro dispositivo di casa Xiaomi, altro best buy assoluto, è sempre stato nelle classifiche. Abbiamo due prezzi per due dispositivi dalla memoria differente, 3,32 4,64, 120-130 per il 3,32, si sale a 140-150 per il 4,64. Se volete ragazzi un'autonomia incredibile, Snapdragon 625, anche qui abbiamo il fingerprint nella parte posteriore, davvero un best buy assoluto, sempre riproposto nelle nostre classifiche perché a queste cifre davvero si porta a casa un campione di autonomia. Andiamo anche in casa Nubia, abbiamo due dispositivi, Nubia M2 e Nubia N2. Attenzione a questi smartphone perché sono chiaramente smartphone con JITS ROM a bordo. Snapdragon 625, 464, 5.5 pollici, Full HD, sto parlando di Nubia M2, dual camera banda 20, 131 euro su Banggood per la versione black and gold, la versione secondo me più bella, più aggressiva, più tramarra, proprio davvero spinge alla grande. Invece il Nubia N2 Napoli 2, 149 o 159, dipende un po' chiaramente il mercato. Qui abbiamo un battery phone incredibile con i 5000 mAh di batteria, processore MediaTek MT6750, dicevamo 464, questo invece è disponibile su Nubia Mobile, quindi store
solo ufficiale, garanzia 24 mesi, dispositivo internazionale 100%, anche qui 150 euro più o meno ci portiamo a casa un dispositivo con una batteria da 5000 mAh. Mi fermo un attimino su eBay perché questa è un'offerta lampo, quindi non so se ci sarà all'interno del video quando uscirà proprio questo video su YouTube. Ecco perché è fondamentale il gruppo Telegram. Offerta su eBay Huawei P8 Lite 2017 a 149 euro. Anche qui grande dispositivo con fingerprint posteriore, un Best Buy assoluto del 2017. Seguiteci ragazzi quindi sui vari gruppi perché vedete queste sono offerte da prendere in considerazione al volo. L'ultimo dispositivo, sto parlando di un dispositivo non più attuale perché comunque è un dispositivo che anche qui ha un annetto abbondante alle spalle, Honor 6X 332, viene venduto a 141 euro, quindi anche qui ottimo smartphone se volete orientarvi sulle motion UI, se volete comunque provare un dispositivo targato Honor / Huawei, quindi ottima ricezione e software davvero carino, che con le ultime release software sta veramente diventando qualcosa di completo sul panorama Android. Questa era la lista del nostro Mr. Deals che come sempre ovviamente ringraziamo, non poteva non metterci i LEA con i suoi dispositivi, quindi come di consueto ragazzi mi raccomando perché arriveranno anche le altre classifiche, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo di schiacciare il tasto like per le nostre classifiche, condividere questo video e soprattutto se ancora non l'avete fatto, se non vi siete ancora iscritti al canale ma state guardando questo video, beh è arrivato il momento, qua sotto c'è il tasto per iscrivervi e soprattutto attivate la campanellina e se non vi arrivano più le notifiche disattivatela e riattivatela, è molto molto importante. Noi vi aspettiamo su tutti i gruppi Telegram, oramai li sapete tutti e sono qua sotto in descrizione. Guerz86 vi saluta e ci sentiamo ovviamente nei prossimi video.